L'obiettivo è la qualità della vita delle persone. Io penso che nel 2019 ci sia un stravolgimento in positivo della qualità della vita. Più giovani che lavorano, più persone che hanno 40 anni o poco meno di lavoro che vanno in pensione, meno giovani che scappano all'estero, e penso che sia straordinario. Reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, risarcimenti a chi è stato truffato dalle banche. Cioè, siamo passati dal fare leggi che davano soldi alle banche a ridare a dare soldi ai cittadini truffati dalle banche. Scusate, sono evidentemente emozionato. Ma io penso che i mercati chiedano stabilità. Non so se e qua c'è una manovra stabile, c'è una manovra seria, c'è una manovra concreta che farà aumentare l'occupazione. Quindi devono, io penso che devono questa nostra scelta. Non c'è niente. Matto l'audio ambiente. Ministro, ma come si concreta e seria che verrà attuata con delle politiche economiche. Ministro, però come siete passati da per il reddito cittadinanza abbiamo tutte le coperture bollinate dalla ragioneria, dicevate la scorsa legislatura, 30 miliardi di sprechi da tagliare al primo consiglio dei ministri, diceva Di Maio, a fare tutta la manovra in deficit? Non è un'incoerenza da dire, cioè se c'erano questi soldi perché bisogna arrivare al 2%? Guardi, lei deve andare a chiederlo a chi ci precedeva. Io so che vengo da 5 anni, io vengo da 5 anni di manovre economiche che erano di una tristezza, di un'inutilità per la gente, per i cittadini che avevano bisogno di aiuto, e ora che siamo al governo abbiamo una manovra straordinaria che libera risorse economiche, che dà speranze nel futuro, che non farà scappare i nostri giovani, ed è per me veramente il più grande orgoglio non far scappare i giovani, trovare lavoro in Italia e utilizzare le loro competenze per far crescere il PIL sano di un'economia buona e sana come quella che andremo a creare. Meglio di così non potevamo fare. Tutto in deficit, ministro, perché? Ma incrociamo le dita, io non mi appassiono, però come battuta diciamo 2-4. Ma lo dicevate voi di avere tutte le coperture buone. Vabbè, però te ne avete fatto 5 anni di conferenza. Come dice? Ma non, Tria non aveva nessuna perplessità, ha sempre fatto benissimo, ha sempre fatto benissimo il proprio mestiere, non è mai stato messo in discussione, non si è mai messo in discussione, se posso finire, e continuo a dire che la sua scelta è la naturale accettazione di un allineamento politico che c'era ed è arrivato da Di Maio e da Salvini. Non abbiamo capito se queste coperture non c'erano e non le avete volute usare.